Eccolo qua. Inizio film. Musica del mio papà. Bisognerebbe far andare presto se vuoi vedere me lì sopra. Eccolo lì. Io devo a lui il fatto di essere rimasta, diciamo, abbastanza a lungo e continua a esserlo, conosciuta dagli italiani. Ecco, una cosa per esempio di quando mi chiedono com'era Totò, io per la verità non riesco a dare una risposta molto precisa, perché io avevo appunto 20 anni e Totò mi sembrava una persona, un vecchio, uno con cui non avevo niente da dire. La prima volta che ho fatto vedere un film ai miei nipoti e mi hanno detto: ma nonna, dove sei? Non ti vediamo. In realtà non mi riconoscevano. Niente, giusto. Una battuta che è stata, che è diventata, che ancora oggi qualcuno dice: questo maledetto pesce democristiano, perché nasconde la vista di questa miliardaria che ero io, che faceva il bagno turco e veniva massaggiata, e non c'era sul copione. Erano tutte battute che a Totò venivano così improvvisamente, e insomma avevano poi il successo che avevano. Finalmente forse ce la fa, povero Totò, a mangiarsi un panino. Questa cosa dei sternuti c'è in quella scena bellissima del vagone letto, che era uno sketch fatto in uno spettacolo e che poi è stato ripreso ed è stato il primo film a colori italiano. E c'era questo sketch che, quando è cominciato, durava qualche 8 minuti, 9 minuti, e quando abbiamo finito la tournée, dopo 8 mesi, durava 50 minuti, un'ora, come un atto di una commedia. Ecco, una cosa che ricordo di Totò, cioè che ricordo, che posso dire di Totò, che nonostante lui godesse di questa fama di un uomo che insomma, a cui piacevano molto le donne, in quel periodo lì, forse perché era sposato felicemente con una donna di cui era molto innamorato, che si chiamava Diana, o forse perché io non gli interessavo, non lo so, non ha mai fatto un gesto, una frase, un avance anche minima, proprio per cui questa sua fama di Don Giovanni a me personalmente non mi risulta.